per chi si approccia per la prima volta, magari ha una famiglia, dei bambini piccoli e non sa che cos'è il birdwatching, possiamo spiegare, insomma, in modo divulgativo, spieghiamo esattamente che cos'è questo tipo di attività e perché si può fare qua nel Delta? Allora, in italiano è l'osservazione degli uccelli in natura, cioè significa passeggiare, vedere, guardare ed osservare il comportamento degli uccelli. Perché farlo nel Delta? Perché nel Delta ci sono tantissime specie differenti che nidificano in queste zone e quindi c'è la possibilità di vedere una varietà di uccelli che in altre zone non ci sono, perché è una peculiarità delle zone vallive e delle zone umide. Direi che in Italia, ma in Europa, l'ambiente del Delta è un ambiente unico da un punto di vista della fauna, della flora, ed è caratterizzato da questa unicità a livello internazionale. E questo lo si vede anche quest'anno, secondo me la novità importante della fiera: abbiamo molti stranieri. Per la prima volta abbiamo una buona parte di associazioni di beer watching europee che vengono dall'estero. Abbiamo la RSPB, che è, diciamo, la LIPU inglese, e in Inghilterra pensate che annovera oltre 1 milione di associati, perché in Inghilterra, diciamo, c'è una forte vocazione a questo tipo di attività. Per cui il fatto di portare, diciamo, queste associazioni, abbiamo quella francese, quella tedesca, a visitare il nostro territorio serve anche per far vedere quali sono queste bellezze e per attirare dei visitatori dall'estero e quindi per dare opportunità economiche ed occupazionali anche ai nostri operatori. Quali sono le bellezze che si possono vedere con queste escursioni? È un appassionato proprio di bird watching, deve venire con l'attrezzatura, può venire con l'attrezzatura, e se non ce l'ha, gliela potete fornire voi? Allora, può venire con la sua attrezzatura. Ci sono alcuni luoghi come le valli di Comacchio in cui l'attrezzatura non è necessaria, perché i fenicotteri si vedono a occhio nudo e quindi non è, diciamo, soltanto per i beer watcher esperti, ma è adattissima per famiglie con bambini o per chiunque voglia farsi una passeggiata in valle e vedere questi splendidi uccelli. Oppure i binocoli possono anche essere dati in dotazione da chi organizza queste escursioni, quindi li possono anche trovare qui. Per cui, diciamo che uno può partire con e senza attrezzature e andare a vedere che cosa. Allora, valli, fenicotteri, abbiamo, se ci spostiamo a nord verso Bosco Mesola, abbiamo un altro ambiente molto caratteristico del parco, che appunto è caratterizzata dalla parte boschiva, dal cervo, quindi altri animali, altro genere. Si possono vedere le saline, si può partecipare anche a workshop fotografici sul campo con i nostri esperti, che accompagnano gratuitamente i gruppi a provare le macchine fotografiche sul campo. Si può andare per esempio anche a Campotto, dove ci sono i capanni per esperti, ma si può andare anche per, diciamo, sono adatti anche per i non esperti. Chi vuole andare a Campotto a fare fotografie, a vedere altri generi, diciamo, di specie di animali, di uccelli, come il cavaliere d'Italia, la vocetta, la garzetta, che è il nostro simbolo della fiera, e quindi ci sono tante possibilità per tutti. Ci sono molti camper, quindi ovviamente per chi ha un po' lo spirito libero ed è un amante della natura, questa potrebbe essere, diciamo così, una vacanza in questi giorni ideale. Intanto spieghiamo fino a quando ci siete e chi magari avesse voglia di spostarsi col camper come può attrezzarsi. Sì, allora la fiera c'è fin dall'1 al 4 maggio, quindi questo weekend, ma gli eventi della Primavera Slow, e quindi con la possibilità di visitare il Delta e fare delle attività sul territorio, prosegue fino al 21 giugno, ma poi anche oltre, perché gli operatori si sono organizzati e quindi propongono escursioni nel periodo estivo, autunnale, quindi c'è sempre la possibilità di visitare il territorio. Con il camper può sostare, diciamo, nelle aree dedicate, nel sito anche turistico della provincia di Ferrara e di Ravenna, anche nel nostro sito sono segnalate le aree camper dove poter sostare, oppure andare nei campeggi. Anche i campeggi offrono e fanno delle offerte molto interessanti per chi si sposta con la famiglia, con i ragazzi e con i bambini. Abbiamo organizzato diversi momenti che sono, diciamo, scientifici ma anche ludici, e che presentano, per esempio nelle lectures vengono presentati
anche diverse realtà, non soltanto diciamo, i comportamenti degli uccelli qui nel territorio, quindi non è soltanto la cosa riferita al Delta, ma vediamo anche delle realtà oltreoceano e il comportamento anche di altri animali, quindi attraverso queste proiezioni e questi video. E inoltre abbiamo anche delle conferenze, e quindi proprio per gli addetti ai lavori, quindi per, sul Tarabuso, sul Gabbiano, che vengono organizzate dalle varie associazioni di Beer Watching, LIPU, EBN, ASOR, che partecipano alla nostra manifestazione da anni, che trovano proprio in questo luogo un ambiente adatto, un momento per poter presentare le loro iniziative. Oltre agli stand, lei diceva, c'è la possibilità di vedere il territorio, come? Allora, noi siamo a Comacchio, praticamente sotto l'argine Fattibello, quindi abbiamo i padiglioni espositivi vicino all'acqua, vicino alle valli. E infatti si possono anche provare le macchine fotografiche, i binocoli, quindi le attrezzature direttamente sulla valle, quindi sul campo. Quindi basta venire a Comacchio e siamo dietro il centro storico, vicinissimi al centro storico. Come partecipare a queste escursioni? Basta diciamo, visitare il nostro sito www.primaveraslow.it oppure venire direttamente in fiera e prenotarsi. Abbiamo gli info point e le prenotazioni dirette per partecipare a queste escursioni.